smentisce, dice assolutamente non c'è alcuna disistima per la Meloni e neanche scontentezza per quello che fa Tajani a Forza Italia. Dice che queste sono le fake news che girano, per rispetto al giornale e a Repubblica lo deve scrivere, eccetera, eccetera. Però questa roba era stata, queste voci erano, queste chiacchiere erano, avevano fatto rumore nel piccolo grande mondo della politica. Cioè, fa bene, lei fa bene naturalmente a dire che niente è vero, perché sarebbe, se no, una vera bomba atomica, però... Ma io non vedo un però, nel senso che c'è stata una polemica estiva giornalistica, anche fisiologica, un po' legata alle posizioni magari diverse, mi viene in mente i temi etici, in cui la famiglia Berlusconi, in particolare Marina Berlusconi, ha un posizionamento diverso rispetto a quello di Giorgia Meloni, quindi questo ha creato un po' di dibattito e di discussione. Però credo che ci sia sintonia tra la famiglia Berlusconi e il governo. D'altro canto non dimentichiamo che Forza Italia formalmente ad oggi dipende da un punto di vista economico dalla famiglia Berlusconi, che ha, se non erro, 90 milioni, una cifra di questo genere, di crediti nei confronti del partito. E penso che la famiglia Berlusconi sia anche contenta di quella che è la gestione di Tajani, perché sondaggi alla mano, Forza Italia è cresciuta molto. Bravo Tajani, è stato bravo. Sì, secondo Tajani è stato bravo, perché ora non voglio parlare delle disgrazie in casa altrui, nel senso di tutta la polemica all'interno del terzo polo, però Tajani è stato bravo perché... Ne parleremo, immagino. No, è riuscito a dare un posizionamento a Forza Italia che è un posizionamento stabile, ovvero Forza Italia è l'anima moderata del centrodestra, è una forza di governo, parla a tutta una serie di mondi che non si riconoscono, magari in una destra più sovranista che quella della Lega, in una destra più conservatrice che quella di Fratelli d'Italia, e decidono di dare il proprio voto a Forza Italia perché la vedono come una forza sotto vari punti di vista e rassicurante. Però al tempo stesso il posizionamento di Forza Italia è ben chiaro nel centrodestra, che è un po' quello che manca al terzo polo, che, o perlomeno è Italia Viva e ad Azione, che non si capisce bene, o perlomeno non si è capito bene negli ultimi due anni qual era il loro posizionamento. E in un contesto politico ormai sempre più polarizzato come quello attuale, non riuscire a dare un'immagine, un'impressione è polarizzato fino a quando i poli non si frantumano, cosa che capita spesso in Italia, ci mettono un po', ma dopo le elezioni 2-3 anni, però poi capita spesso. Ma lo spazio per un terzo polo, secondo me, in linea teorica ci sarebbe anche. È chiaro che deve essere un progetto politico, che sia un progetto politico credibile, e il punto è che quello che è emerso negli ultimi mesi sono più dei personalismi, più che delle divisioni di posizionamento e politiche, cosa che invece